quando voglio far capire che cos'è la struttura profonda di un'immagine, tiro fuori che questa prima stava nel mio portafoglio ed è una fotografia del 1940. E a quel tempo, se io avessi chiesto allora fammi vedere una fotografia, non avrebbero tirato fuori il cellulare, avrebbero tirato fuori il portafoglio, tiravano fuori la stampina e avrebbero fatto vedere la fotografia del figlio, della figlia, dell'amorosa, della mamma, eccetera, perché stavano nel portafoglio. Le usavano anche sulle macchine, c'erano fino a mai portaoggetti metallico con familiare. E comunque non, mentre adesso noi concepiamo la fotografia sempre stampata, bella, grande, eccetera, però il livello di risoluzione è quello. L'avete già guardato tutti? Sì. Ma che bravi! Adesso, questo è un po' più complicato perché è una sola, guardate rapidamente questa, risparmia la batteria, mettile sul volto. Prima vedevi i puntini. No, qua non si vedono. E qui non esistono i puntini, la struttura è talmente microscopica che tu vedi il volto di una persona che sta lì in barca. Ma non perché è proprio anche piccina la foto? Non perché è proprio anche piccina. Ma allora perché stampando questa piccina tu vedi sempre pallini e diminuisce la qualità comunque? Perché tu puoi avere un sensore da 40 megapixel, 60 megapixel. Quando tu lo guardi sul monitor, ingrandisci, 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 vedi sempre più dettaglio. Però quando vai a stampare, collo di bottiglia è quello della stampa. Hai 300 dpi, 600 dpi. Quindi, adesso non stiamo a vedere queste qua, ma se voi guardate queste immagini, vai a vedere sul volto addirittura, vedi i pallini degli spruzzi. Invece la struttura delle immagini analogiche ai sali d'argento è estremamente fine. Queste immagini qua, se voi le guardate, sono fatte con tanti puntini, anche molto evidenti, che sono gli spruzzi del getto d'inchiostro. Bello. La codifica del digitale è fatta con cariche elettromagnetiche che sono carica elettromagnetica 1, carica elettromagnetica 0. Quindi c'è 1 luce, 0 buio, o bianco e nero. Poi se io vado a pezzettini così, con i numeri dei bit sono 0, 1, 2 perché ha valore posizionale, 3, 4, quindi con 8 dita posso contare fino a 256 con il valore posizionale. E quindi se io ho un fotosensore di bianco e nero posso avere 256 posizioni di grigio tra il bianco, e cioè tra il nero e il bianco, ok? 16 bit ne ho molti di più, il JPEG ho 16 milioni di colori, ma se avete studiato bene geometria, tra l'angolo 0 e l'angolo 90 quante posizioni ci sono? E sono infinite le posizioni, cioè tra il nero e il bianco in fisica analogica ci sono infiniti grigi, non ce ne sono 256. Dopo uno dice ma non ti accorgi della differenza? Sì e no, è vero che non tutti vanno a guardare le immagini fotografiche così, però comunque la struttura, il corpo che assume un'immagine fotografica al suo valore, perché per esempio qua dove sono dei colori che vengono gettati dagli spruzzi della stampante, la stampante non ha tutti i colori dell'incarnato, usa gli inchiostri che nelle stampantine che costano 80 euro metti dentro le panichette, c'hanno giallo, magenta, che sono i colori della sintesi sottrattiva, con quei tre colori fai tutto il resto.
tabacchi professionali, eccetera, hanno magari sette tanichette, nero, grigio, e poi hanno invece di averne tre, hanno sei colori, otto colori, poi aumentano i prezzi in maniera spropositata, plotter con 12 colori, però quelli sono. Quindi per fare l'incarnato, dice l'algoritmo, cosa dice? Ma ci buttiamo dentro del giallo, ciano abbastanza, cioè sì, del magenta, quindi facciamo i colori caldi, poi magari, siccome c'è questo colorino qua, anche un po' di ciano, perché dobbiamo ottenere dei verdini. Quindi se voi andate qua, e adesso non possiamo appoggiare, ma qui vedete degli spruzzini che sono arcobaleno, cioè sono uno quasi quasi blu, uno giallino. Quando tornate indietro provate a guardare che ci sono proprio un po' tutti i colori dell'arcobaleno, dominano gli spruzzi dei colori caldi, ma se fosse una stampa a colori analogica vedremmo un tono continuo, una variazione continua di toni. Anche qui non è che dico che è meglio questo, meglio quello, quindi cambiano il supporto, cambia la riflettenza, cambia la qualità dei colori, eccetera. Però quando si va sulle immagini originariamente fotografiche e sali d'argento, abbiamo tutto un altro tipo di struttura dell'immagine. Andiamo a sederci. Sto accennando diverse questioni di cui ci occuperemo, che poi, essendo un corso base ma avanzato, in realtà poi ci occuperemo anche di tutti i dettagli operativi che sono, per esempio, l'impostazione della fotocamera, tempo, diaframma, profondità di campo, lunghezza focale, sensibilità e tutte queste cose qua. Però queste cose qui vengono fuori quando hai ben chiaro che cosa vuoi fare, perché, per chi. Infatti mi piace molto, è molto interessante questo, no? Perché ti dà una visione diversa di confronto tra quello che esattamente che cosa vuoi dall'immagine, perché è importante poi che cosa stampi, perché non puoi stampare per stampare, ma devi avere una conoscenza precisa, ma anche per un risultato finale significativo. Ecco, ti ringrazio per questa osservazione, per cui per esempio, lo dico subito, ma magari ci tornerò ancora, finirò col essere ripetitivo. Una figura è il fotografo o la fotografa, un'altra figura è lo stampatore. Rarissimamente è vero che un hobbista si può dedicare molto anche alla tecnica, però tu come artista visuale sai benissimo che cosa vuoi creare, eccetera. Dopo, quando deve essere stampato, secondo me ci vuole un'altra figura professionale. No, che... quello che io è la sensibilità. Mi piace quello che lei ha detto, no? No, ci diamo nel tu. Ecco, mi piace quello che hai detto. Cioè, trovo una sensibilità, ma anche una chiave finale del risultato di cosa... Quindi presta attenzione anche a questo, cosa che io non ho mai fatto. Invece trovo davvero lungimirante quello che mi ha mostrato, no? Eccoci. Il lentino, vedere una fotografia dell'Ottocento che ha tutto a fuoco, che mi fa dei particolari, e una al giorno d'oggi che mi sgrana tutto. Perché noi siamo abituati che comunque la guardi a distanza. Un rapporto di distanza. Poi guarderemo quando questo ragionamento viene condotto all'estremo, perché si può andare molto al di là di questo livello di definizione, ma ne parleremo. Fatto sta che noi abbiamo sempre davanti una cosa che piatti tra cui scegliere, e molto semplificando facciamo un ragionamento dell'analogico e del digitale, però a me piace considerare la questione che la fotografia analogica è intimamente legata sul modo di prendere la vita, cioè sulla visione che hai. Quindi questa è una traduzione di un paragrafo in lingua inglese che ho trovato. Perché poi, ecco, nella fotografia analogica si sviluppa. E nella fotografia analogica spesso e volentieri si sviluppa da negativo, non da positivo. Abbiamo già iniziato a considerarlo in precedenza rispetto al suo smartphone,
provocatoriamente posso permettermi di affermare che la fotografia digitale non esiste, perché il file è qualche cosa che sta sotto forma di codice nello smartphone, nella memoria, però dopo deve essere tradotto in qualche cosa che devi poter vedere, perché la nostra visione è analogica e quindi alla fine tutto deve tornare in luce, e luce sul display, e se manca la luce non vedi più l'immagine, e dopodiché pigmenti che sono fisici, quindi inchiostri, colori e supporti, carta, noi ragioniamo in genere su carta, cotone, eccetera. Nel tempo la fotografia ha avuto tanti tipi di supporti: vetro, ceramica, lamina metallica, rame, zinco, ferro, però per vedere deve essere sempre qualcosa di analogico. Il file è qualche cosa che sta un po' come il genio della lampada e deve essere evocato, quindi tu devi accendere lo smartphone e devi evocare l'immagine, e a un certo punto, quando togli la corrente, il genio torna nella lampada e tutto sparisce ancora. La questione dell'evocare è quella del contenuto, della trasmissione del pensiero, dell'idea. La fotografia ha capacità enormi di agire, di far funzionare quello che per noi è qualche cosa di legato al sentimento, all'emozione. Però posso dire una cosa? Dimmi. No, perché mi permetto, perché sto visitando i cimiteri e quindi mi interessa molto questa idea della fotografia che diventa davvero il vissuto, il portato della persona, l'identificazione. Sono tornato dal Giappone e in Giappone non esiste, nei cimiteri non esistono le fotografie, non mettono la fotografia della persona defunta. Qui mi chiedo, una mancanza degli shintoisti che non accettano perché loro hanno il karma, eccetera, quindi la tua immagine non conta, quindi la fotografia lì non serve allora. È legittimo, perché nel momento in cui tu pensi che non conta la figura ma qualcosa di più profondo... Però noi siamo occidentali e per noi abbiamo una necessità della figura, abbiamo la necessità dell'immagine, che è il riconoscimento, è l'identità e la certezza. Quindi per esempio per l'orientale è più importante un profumo, esatto. Probabilmente per un orientale sentirebbe come limitativo vedere la figura del volto, perché invece quella persona è aria, percezioni che prescindono da una testimonianza della presenza che ormai si è dissolta, che invece la fotografia ferma, ma e loro potrebbero dire: questi occidentali hanno bisogno ancora di queste cose qua. No, poi sono talmente fragili che è la necessità dell'immortalità. Scusami. Pensare che l'unica cosa che possa far ricordare qualcosa sia una fotografia è limitativo a livello generale, essendo dotati di 5 sensi. Cioè, è sfruttare il 20% del nostro potenziale, pensare solo che... Questo è vero, però è anche vero che ci aiuta molto, dopo vedremo il perché. Perché difatti, ecco, per esempio mia moglie, sono stati domenica a mangiare con mio figlio e non è la prima volta che si lamenta perché io non faccio neanche uno scatto con lo smartphone. Perché poi le manca un qualche cosa. Poi è anche vero che l'importante, essenziale, è invisibile agli occhi e quindi non è poi così, cioè non tutti ritengono così vitale poi la sopravvivenza di un'impronta di presenza come è la fotografia. Però è anche vero che come documento storico, cioè, ci sono tanti motivi. Poi lo vediamo alla fine della serie di questa proiezione qua. Poi ognuno decide, perché sono persone che dicono: ok, io non faccio fotografia, faccio musica, perché è attraverso la musica che trasmetto emozioni, sentimenti, ricordi, visioni. Quindi è una questione di scelte. Oltretutto, ciò che vediamo non è mai qualcosa di oggettivo.
ma è qualche cosa che spesso parla di altro, o ciascuno di noi ci vede qualche cosa d'altro. Che cos'è? Cosa stiamo vedendo? Pizzo San Gallo, cos'è? Prendete coraggio e ditemelo. Tu che saltai sorridendo, no, 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 esprimi con complicità la, e condividi la tua... Dimmi, dai! Cioè, no, 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 non riesco a capire cosa... No, dai! Le opzioni sono o due chiappe, o due cosce, o il seno, visto da all'incontrario. Allora, io ti ringrazio moltissimo, perché noi siamo condizionati da quello che è l'aspettativa di ciò che è condiviso e da ciò che riconduce la prospettiva di percezione omologata. In realtà sono due uova quelle lì. Avrei detto arance, perché riguardando il pigmento della pelle. E poi vedi di là che c'è qualche segnettino. Sì, vabbè. Avrei detto due arance. Però il primo colpo è quello, perché sei condizionata, sei condizionato a quel tipo di rappresentazione, a quel tipo di visione, quindi riuscire a leggere profondamente un'immagine può diventare complicato. Le cosiddette regole della composizione possono aiutarti a leggere un'immagine e possono aiutarti a dare un equilibrio, una visualizzazione più confacente alle nostre aspettative o farla funzionare meglio. Io non parlo di regole, parlo di indicazioni di composizione, tra cui famosissima la regola dei... C'è qualcuno che ormai qua sei? La regola dei terzi, la sezione aurea. Noi guarderemo bene queste cose e finiremo con domandarci: ma è proprio vero? Ma di questo ce ne occuperemo in seguito. E quindi ci occuperemo della composizione, dei campi, piani, tutto quello che concorre a dare forza a un'immagine. La composizione sicuramente riesce a dare più forza a un'immagine. Un'immagine ben composta è più, normalmente più forte, più espressiva di un'immagine, tra virgolette, mal composta. Dopodiché poi bisognerà andare a vedere che cosa vuol dire ben composta, mal composta, che cosa sono queste regole, cosa sono queste convenzioni. Fotografia come? Allora, io difatti ho tirato fuori forse la pennetta, invece di concludere bene, che devi trasferire tutto, poi devi fare espelli la chiavetta invece di tirargliela fuori, così se no il file rimane strozzato. Lì era la fotografia come arte del levare. Qui ecco, ha levato un bel pezzo di informazione digitale del JPEG e quindi è rimasta sospesa lì. Perché la fotografia si fa per arte di levare, come la scultura. Mentre le altre arti si fanno di regola per apporre, quindi tu metti colori, pigmenti, inchiostro, aggiungi informazioni e le metti dentro. La fotografia invece no, tu hai l'universo mondo, dell'universo mondo scelgo come soggetto te, quindi già un bel salto, poi di te, dico chissà perché mi interessa il modo con cui è atteggiato e appoggiato il dito mignolo, e quindi più seleziono e più vado a occuparmi di qualche cosa di essenziale, molto centrato, pulendo il resto, e spesso la fotografia cresce di forza. Quindi una cosa importante di cui torneremo a parlare è: che cosa sto fotografando? Qual è il soggetto della mia fotografia? Tante volte si fa fotografia e non ci si premura di porsi queste domande e di fare queste scelte. Uno dice: ho fotografato come mi piaceva. Ti piaceva cosa? Perché? Di tutto quello che c'è lì che ti piaceva, cos'è che ti interessa?
dove sta l'elemento protagonista. Se riusciamo a darci questo genere di risposte, impareremo ad essere più produttivi ed efficaci. Questo fa parte di una delle altre cose di cui avremo occasione di parlare e in pratica la questione è che non tutti vediamo le stesse cose, cioè siamo davanti alla stessa cosa, per esempio le scarpe che stai indossando, però ognuno le vede a modo suo. Non solo, ma le vede fisicamente diverse, cioè i colori delle tue scarpe, quell'area qua con questo colore, con questo colore, io la vedo in un modo, sicuramente lei la vede in un altro, perché non abbiamo né lo stesso numero di fotosensore colore, non funzionano allo stesso modo. E poi questa è la provocazione del modo di rapportarsi con i colori dalla prospettiva maschile e da quella femminile. E larga parte della fotografia è una questione di prospettiva. E anche lì poi si ricasca in convinzioni radicate sulla sensibilità femminile, per esempio, che sono un po' discorsi da bar, perché uno dice le donne sono più sensibili. Andiamo a vedere veramente come funzionano queste cose e cercheremo di considerare questi fenomeni da un punto di vista proprio del funzionamento dei fotorecettori e dei meccanismi dei recettori nervosi, quindi proprio come funzionano, come funziona la nostra visione, che è diversa tra persone e persone. E poi scopriremo anche che, e non è un'affermazione peregrina perché è fondata su documenti scientifici, di una visione in prospettiva maschile e prospettiva femminile, non solo dei colori ma anche di approccio di visione generale. E non ero molto sicuro di averle ordinate per bene queste slide, infatti finisce che un po' saltiamo avanti, un po' saltiamo indietro, saltiamo ancora a considerare che cosa vogliamo indicare quando parliamo di fotografia digitale. Allora, nella fotografia con una fotocamera digitale c'è l'ambiente, la luce che arriva, viene riflessa dalle foglie, sono tutti fenomeni analogici, la luce è un fenomeno analogico. Attraversa l'obiettivo, quindi entrano in gioco questioni che riguardano l'ottica, i vetri, la trasmissione, la rifrazione, tutte queste cose qua, analogici. Poi c'è un otturatore, che è quello che apre, fa passare la luce, analogico. E entra la meccanica. Dopodiché nelle fotocamere cosiddette digitali ci sono dei filtri che servono per evitare che arrivino radiazioni sul fotosensore che alterebbero la qualità dell'immagine. Dopodiché arrivano su dei microlenti che frazionano l'immagine e sotto questi ci sono dei filtri colorati e dei sensori che reagiscono analogicamente, nel senso che più luce ricevono e più corrente elettrica generano. Corrente elettrica, fenomeno analogico. Quindi abbiamo questa corrente elettrica che arriva fino a un certo punto nel quale entra in gioco il DAC, Digital Analog Converter, che traduce questo segnale di intensità di corrente elettrica in un segnale codificato di uniti e zeri che vengono poi implementati attivando delle celle elettromagnetiche nella scheda di memoria. Poi nella scheda di memoria questa scrittura, che per noi umani resta totalmente incomprensibile, è anche piuttosto stabile, perché ti dimentichi una scheda nei jeans e poi li metti in lavatrice, li stendi, dopo ritrovi la scheda,
di regola si legge ancora. Ha una sua durata, una sua persistenza il segnale, però rimane il problema che non è leggibile come immagine. Fino a che non c'è un device che è in grado di ritradurre questi segnali e di farli trasformare nuovamente in immagine. Sollevate obiezioni, perché io poi ho bisogno di imparare da queste obiezioni, perché io arrivo alle mie conclusioni, ma non è che io sia la fonte della verità, quindi ho sempre qualche cosa da rimettere o poco tanto da rimettere in discussione. Una cosa importante da capire, tra le cose tante importanti da capire, è che leggere un libro, ascoltare una musica, guardare un quadro, ma anche guardare leggere fotografia, cinema e video, ti consente di allargare le tue opportunità di esperienza. L'esperienza della fotografia, del cinema e del video sono particolarmente centrati sulla visione e ti consentono di apprendere, di attraversare nuove esperienze. Così come i libri ci consentono di vivere altre vite, il cinema di sicuro, ma anche la fotografia per altri versi, anche se il modo di leggerla e di fruirla è molto differente. Però vedi qualche cosa che alla fine ha influenza sul tuo modo di avere esperienze di vita. In particolare la fotografia è una finestra aperta nel tempo e nello spazio. Passatevele. Quindi quando tenete in mano queste cose, è per un attimo, tu, dipende da quanto tempo, però anche se è poco tempo, anche se è solo un attimo, no? Ci sono persone che guardano così, ci mettono un secondo, due secondi, poi guardano l'altra, in un minuto hanno visto tutta la mostra. Poi ci sono quelli che vengono catturati e proprio ci vanno dentro, leggono a fondo. Però per attimi più o meno lunghi tu sei davanti a quella persona, davanti a quel panorama, davanti a quell'evento, e quindi sei stato intrappolato e trasportato nel tempo e nello spazio, in un altro luogo, in un altro tempo. Allora, qui ho parafrasato una chiacchierata, e poi quando possiamo ci vediamo poi ancora, ci guardiamo due pezzi di due film, minuto, due minuto di film, e c'è questa cosa qui che tratta della storia infinita. Bastian si rifugia nella libreria di Coreander e lui gli dice: non, bambini, non ne vogliamo qui, vai più avanti, i videogiochi sono più avanti. E lui dice: ma qui vendiamo solo libri. E lui dice: no, ce li ho i libri, io ho letto questo. E Coreander gli dice: sì, ma quelli sono quelli che leggi tu, sono libri innocui, perché non lo hanno tanto intrappolato come può intrappolarlo il libro della storia infinita. Ecco, mentre lì si parla di libri innocui o che invece intrappolano e ti cambiano, noi ci dovremmo e vorremmo occupare di fotografie che non sono innocue, cioè ci sono fotografie innocue e no. Allora, queste sono un po' sul filo del rasoio, perché sono fotografie che piacciono. E tante volte quelle che ci sono sui social e vedi sono fotografie da mi piace. E quando una fotografia si dice mi piace, io mi allarmo molto, perché in genere vuol dire che si conformano a un'omologazione di quello che è il bello, l'attendibile, il condivisibile. Mentre invece
si può crescere attraverso qualche cosa che ti rimette in discussione spesso. Quindi poi lo vedremo anche in un'altra slide più avanti. La nostra preoccupazione dovrebbe essere quella non di fare fotografie belle, ma fare fotografie che funzionano. Quando la fotografia assume corpo e diventa oggetto, diventa qualche cosa che hai con le mani, tra le mani, e con la quale entri in rapporto quasi fisico, entra in gioco una cosa che è definita da qualcuno aura. Non so se avete sentito parlare ancora di aura in senso fantastico, metafisico, eccetera. L'aura come fenomeno scientifico non esiste. L'aura però è qualche cosa, è un termine che noi possiamo usare per definire il tipo di rapporto e di lettura quando abbiamo tra le mani un'immagine. Quindi le immagini non danno risposte, ma ci interrogano. Quindi tu guardi e dici: ma quel bambino perché stava guardando così? Chissà che cosa pensava questa maestra, perché così arcigna? Perché questo qui è così disinteressato, supponente? Cioè, provi a inventare. Io ho un'amica, che Sabina Ribatto di Genova, che colleziona fotografie e raccoglie per esempio la fotografia di una bambina dell'Ottocento e comincia a porsi delle domande e si dà delle risposte. Ecco, aura è quando c'è questo, si sviluppa questo rapporto di emozione, di sentimento, di ipotesi, di fantasia tra quello che hai tra le mani e questi occhi che ti guardano attraverso il tempo. I corpi fotografici hanno aura, i file no.